dopo il Nuovo Testamento. I dirigenti della Chiesa avevano lavorato duramente per parlare alla gente di Gesù Cristo. Avevano visitato i santi e indirizzato loro lettere. Molte persone si unirono alla Chiesa in molti paesi. I malvagi non volevano che la gente credesse in Gesù Cristo. I malvagi volevano cambiare i comandamenti. Alcuni santi li ascoltarono, smisero di credere in Gesù e non osservarono i suoi comandamenti. Quando gli apostoli e molti santi furono uccisi, non rimase nessuno per dirigere la Chiesa. Le chiavi del sacerdozio vennero tolte dalla terra e le persone non avevano profeti che potessero guidarle. La Chiesa di Gesù Cristo non era più sulla terra. Gli apostoli Pietro e Paolo avevano predetto ciò che sarebbe accaduto. Passarono centinaia di anni. C'erano molte diverse chiese. Nessuna di loro aveva apostoli o il sacerdozio di Dio. Nessuna delle chiese era chiesa di Gesù Cristo. Ma i profeti avevano detto che dopo molti anni la chiesa di Gesù Cristo sarebbe stata riportata sulla terra. Nel 1820 un ragazzo di nome Joseph Smith voleva sapere quale fosse la chiesa di Gesù Cristo. Andò nei boschi vicino a casa sua per pregare. Chiese a Dio di dirgli quale chiesa era nella verità. Il Padre Celeste e Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith. Il Salvatore disse a Joseph di non unirsi ad alcuna chiesa perché nessuna era la sua chiesa. Dio scelse Joseph Smith per riportare la chiesa di Gesù Cristo sulla terra. Dio mandò degli angeli per dare il sacerdozio a Joseph Smith. Lo aiutò a tradurre il Libro di Mormon. Il 6 aprile 1830 la Chiesa di Gesù Cristo fu organizzata di nuovo sulla terra. Proprio come Gesù scelse 12 apostoli quando era sulla terra, così Dio aiutò Joseph Smith a scegliere 12 apostoli per assisterlo nella guida della Chiesa. Ad essi fu dato il potere di insegnare il Vangelo e di operare miracoli. Gesù vuole che tutti conoscano la sua Chiesa. Gesù disse a Joseph Smith di inviare dei missionari per parlare a tutti i popoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è la stessa Chiesa che Gesù organizzò quando viveva sulla terra.